L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Romani 1,18. Gesù ti libera dal peccato. Attorno a noi c'è un inquinamento morale e spirituale che sommerge il mondo attuale. Completo rilassamento dei costumi, egoismo, violenza ed altre simili cose. Tutte queste situazioni sono menzionate nella Bibbia, nell'Epistola ai Romani. L'Apostolo Paolo, ispirato da Dio, mette in chiaro la causa ed il rimedio di questo stato di cose. La causa sta nel rifiuto di riconoscere Dio da parte degli uomini. Pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Dio non ci ha creati come dei robot. Egli ci lascia liberi di fare o meno la sua volontà. Ma l'uomo ribelle si è lasciato andare all'impurità, alle passioni infami, all'immoralità. Questo purtroppo è il ritratto dell'umanità. Qual è allora il rimedio? Non c'è nessun altro rimedio se non l'Evangelo di Gesù Cristo. Esso è la potenza di Dio per salvare chiunque crede. Gesù libera dalla schiavitù del peccato l'uomo che si trova lontano da Dio, dando finalmente un senso alla vita di chi crede in Lui.